assieme. In terra di lavoro per questa nostra campagna elettorale, che noi dobbiamo vivere come una campagna elettorale che facciamo insieme, come un'unica squadra, unita, quindi veramente Mimì, grandi auguri e soprattutto a te, a tutta la tua squadra, a tutti i tuoi candidati, a tutte le persone che si impegneranno con noi per una battaglia politica che dobbiamo sentire come una battaglia politica, come ci ricorda spesso qualcuno, che io nelle nostre riunioni voglio sempre ricordare, non solo perché porta bene, ma perché ha fatto tanto del bene al Paese, al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lo ricordo perché lui ha la logica della squadra, dice stiamo insieme, lavoriamo insieme, costruiamo insieme un paese migliore, un paese moderno, governo del fare che abbiamo anche scritto in molte delle nostre iniziative. Mi rendo conto che questo non basta, in Campania abbiamo fatto qualcosa di più, abbiamo costruito un'alleanza che non è solo quella dei partiti al governo, ma è un'alleanza più ampia, un'alleanza in particolare con l'Unione di Centro, perché qua in Campania noi abbiamo un percorso di coerenza, 15 anni di opposizione al malgoverno del centro-sinistra. Bravo. È quello che ci deve unire soprattutto per il domani e per le cose che dobbiamo fare. Voi avete avuto questa mattina, non parlo di... avrei bisogno di ore per parlare di tutte le disgrazie che ci sono arrivate addosso con questo governo del centro-sinistra in questi ultimi 15 anni. Io non l'ho portato qui con me oggi, ma questa sera, ma nelle altre occasioni io sto camminando con una, quella che io dico la coperta di Linus, con alcune tabelle, parlano dei dati Svimez, Banca d'Italia, hanno lavorato poi i nostri uffici studi, Eurostat, dati tutti ufficiali, nei quali dimostrano come siamo crollati in questi ultimi 15 anni di malgoverno del centro-sinistra, come la Campania, che era la prima regione nel mezzogiorno, prima in classifica nel mezzogiorno, in termini di prodotto interno lordo, di reddito da lavoro, prima nell'innovazione, prima nella competitività, e ora siamo, se non siamo all'ultimo, siamo al penultimo posto. C'è stato un crollo in questi ultimi 15 anni, ci ha superato la Puglia che era vicina a noi, ci ha superato la Basilicata, ci ha superato la Sicilia, ci ha superato la Sardegna e per ultima ci ha superato la Calabria, e quindi noi siamo praticamente indicatori l'ultima regione d'Italia, e noi ci sentiamo tutti cittadini campani, quindi non vogliamo più il campanilismo come punto di riferimento, però permettetemi di dire, perché questo è stato il mio collegio elettorale, perché la provincia di Caserta in tanti anni l'ho battuta in lungo e largo, dalla prima all'ultima città, e permettetemi di dire che io a Caserta veramente mi sento a casa, mi sento cittadino della provincia di Caserta, di tutti i comuni straordinari di questa bellissima realtà, dimenticata si è detto, dalla regione sicuramente, non certo dal governo e non certo da noi. Ecco perché dobbiamo recuperare con forza il prestigio e la leadership di queste terre. E costruiamo una nuova provincia, costruiamo una prospettiva con Mimì, presidente della provincia, e soprattutto riprendiamoci Palazzo Santa Lucia.